E parlando sempre del libro Vocal Classics, chiaramente non potevamo non fare un riferimento. Sai che questo forum è legato, anzi, scusami, questa radio è legata ad un forum che si chiama Gli Stonati, ed era un forum dedicato, gemellato appunto con il forum di Giorgia. E nel libro si parla, non stiamo ovviamente a discutere le qualità interpretative di Giorgia, è inutile farlo, però nel libro si fa un riferimento chiaro ad uno degli artisti che tu hai seguito, e stiamo parlando di Alex Baroni. Nel libro. Senti, è inutile io che ti chieda diciamo un giudizio. Che legame c'era tra veramente, perché spesso si parla di Alex, perché un legame veramente tra lui e la musica. Che legame c'era tra di lui? Mi raccontavi che lui, tu avevi capito subito che lui c'era una grandissima potenza, cioè, interpretativa. Sì. Si capisce, mi fa, cioè, parlare per me è un po' difficoltoso, capisci? C'è Lo stato so. un grande legame tra me e lui, Lo quindi so. già poterlo scrivere è stato Difficile, dura, lo e so. detto parlarne, insomma, è ancora più dura, ecco. Quindi io so Benissimo. solo che lo ricordo, che gli voglio sempre bene e basta, quindi spero che canti anche Benissimo. adesso. È un invito, sì, sicuramente Luca, è un invito ulteriore a leggere questo libro, a scoprire un lato che spesso magari non è venuto fuori dal lato artistico, chiaramente, di Alex. Benissimo, e noi continuiamo con la musica. E rientriamo ancora in studio con la trasmissione Music Files. Oggi, come abbiamo detto, abbiamo ospite Luca Jurman e diciamo il motivo di queste due chiacchiere, a prescindere da un discorso di mio piacere personale e artistico, è che in questi giorni è uscito appunto Vocal Classes, l'evoluzione nel canto. È il primo libro ufficiale di Luca Jurman ed è un po' un sunto di tutti gli studi, di tutta l'esperienza sia scientifica che appunto tecnica che ha maturato Luca nel canto, e è una specie di, poi lo lascio dire a te, è una specie di percorso praticamente dall'inizio verso la fine di un'esperienza, giusto? Diciamo, non è proprio la fine di un'esperienza, No, ma la io fine sono, no. sì, diciamo così. Infatti, tanto è vero che Vocal Classics si chiama l'evoluzione nel canto proprio Esatto. per questo e non del canto, no? La differenza qual è? A parte come posso dirti, la presunzione che ci sarebbe nel dire l'evoluzione del canto, perché il canto è sempre in evoluzione, quindi Certo. ecco perché ho messo nel canto. E c'è un continuo cambiamento e il discorso di avere messo in commercio questo libro è perché è una cosa che è, diciamo, in stesura e in organizzazione da diversi anni. Quindi questo è il primo di una trilogia, chiamiamolo così, di libri, quindi questo è quello che anticipa il sistema vero e proprio didattico, Ah, ecco. che però è molto importante dal punto di vista di spiegazione di perché si è arrivato a un certo punto a questa didattica, di che tipo di didattica è, quindi ci ha spiegato tutto, diciamo, non entra nello specifico della formula, diciamo così, anche
anche perché comunque la formula su un libro non è mai adeguata, nel senso che deve uno per imparare a cantare deve comunque essere seguito da un docente, questo certo, sempre, no? Certo. Non si impara attraverso un libro, attraverso qualcosa, diciamo che si impara a conoscere la materia, poi da lì a fare bene gli esercizi e fare bisogna essere seguiti, no? Certo. Chiaramente, però e poi soprattutto sì. È nato da proprio da un percorso di esperienza fatta, delle risposte che io non avevo trovato sul canto, quindi c'è nei corsi che ho fatto, quindi mi sono in 25 anni mi sono messo a scrivere, diciamo a trovare una metodologia e poi a questo punto di poterla pubblicare, no? Certo. Di pubblicare. Però tutte le sperimentazioni, c'è scritto tutto il percorso, da dove viene, da dove non viene, dal perché, insomma, il per come. E ci sono anche degli aneddoti dentro, chiaramente, quindi ci parla dell'amore che ho per la musica, certo, per la vita della musica, quindi come mi sono avvicinato al canto, esatto, e come si è sviluppato tutto. Quindi ci sono anche episodi della, diciamo episodi anche della tua esperienza personale proprio sul campo, quindi sul discorso artistico. Quindi è una sorta di introduzione a quello che poi sarà il secondo capitolo, che sarà proprio forse più nella tecnica e proprio più nella spiegazione del metodo, giusto? Sì, esatto, diciamo che questo è il propedeutico agli altri volumi, no? Diciamo che questo è il propedeutico e secondo me fa molta chiarezza anche per chi non c'entra con chi non vuole cantare, ma vuole sapere che cos'è il canto. Esatto. Cioè, questo è un punto fondamentale, no? Ci sono molti professionisti e molte persone che non c'entrano niente con la musica, che vogliono veramente conoscere le definizioni delle parole canto, di dove arriva, di perché oggi c'è tutta questa moda di giudicare, no? Siamo tutti giudici, ma su che basi? Quindi su che basi bisogna dare un giudizio e valutare? Ecco perché ho voluto scrivere e dare, diciamo, degli strumenti anche per le persone che ascoltano dischi, ascoltano da casa la televisione o ascoltano per strada in qualche locale un cantante, un musicista, dargli dei mezzi per poter valutare in un certo senso ciò che ascoltano. Esatto. Quindi questo, quindi questo è una cosa... È una sorta di, esatto, una sorta di aiuto per come si vuole riprendere una tua, spesso un tuo punto di vista espresso nella trasmissione, quando questo libro ti aiuta forse ad avere più un'opinione oggettiva e non soggettiva del canto. Esatto, spiega cosa sono le oggettività. Esatto. E quindi spiega anche magari... Come si forma il canto, quali sono le difficoltà, come è formata la voce, ci sono comunque dati anatomici, fisiologici, ci sono alcuni dati tecnici ci sono, quindi della spiegazione anche tecnica di quando si parla di vibrato, quando si parla piuttosto che di intonazione, piuttosto che di ritmo, che cos'è, che cosa non è, da cosa deriva e perché si fa, quali sono le difficoltà nel poter fare una cosa o meno. E, mi sembrava giusto, prima di creare un vero e proprio sistema, cioè prima di pubblicare il sistema didattico, introdurre in sé, creare pubblicare un libro che potesse andare bene per tutti, per professionisti ma anche per chi non lo è. Infatti il lavoro più difficile, diciamo, è stato questo, cioè il fatto di poter creare un qualcosa che vada bene a tutti. Esatto, che possa creare un interesse, che possa creare un interesse a chi vuole approcciarsi al canto senza voler essere necessariamente un cantante o farlo di professione praticamente.